Con la presente si chiede a codesta amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia sanitaria, di valutare la possibilità di nominare un gruppo di lavoro per Viterbo e provincia, composto dalla scrivente associazione Libellula Libera e da figure professionali di reumatologia, ortopedia riabilitativa, di medicina generale, nutrizionisti, terapisti del dolore, psicologi, psichiatri e figure delle aziende sanitarie, con lo scopo di effettuare uno studio per elaborare un documento di ampio respiro sulla sindrome fibromialgica che possa essere esteso anche alle altre province del Lazio. Definire attraverso il documento le linee guida di indirizzo per la diagnosi e il trattamento della fibromialgia al fine di dare un corretto inquadramento della malattia e indicare i percorsi di interventi appropriati. Sviluppare percorsi formativi con i medici di medicina generale e gli specialisti che si occupano di fibromialgia per avere una corretta visione del formulare diagnosi, la presa in carico dei pazienti. Inoltre, il documento dovrà offrire indicazioni di carattere terapeutico, farmacologico e non, basato su studi scientifici che riguardano l'efficacia delle terapie alternative di supporto. Cioè non è che noi andiamo a fare le terapie di supporto che non ci abbiamo poi l'efficacia, è quello lo studio che bisogna fare. Tale documento dovrà costituire il primo passo per arrivare, ci auguriamo, a un riconoscimento formale della fibromialgia quale patologia cronica ed essere inserita all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Poi l'altra cosa che chiediamo, e l'ultima cosa che vi dico, attivare un protocollo per il riconoscimento della fibromialgia con la classificazione codificata già dall'Organizzazione Mondiale con il codice 79.7 e poi autorizzare un codice ad hoc per l'esenzione delle spese per le prestazioni sanitarie, farmaci e analisi di laboratorio, compresi l'astre, l'H, risonanza magnetica, eccetera, necessarie per il monitoraggio, la riabilitazione e la prevenzione di ulteriori aggravanti come previsto dall'articolo 5 del decreto, eccetera, eccetera. Queste sono le cose che noi vogliamo.